Siamo in compagnia del dottor Corrado Palmas, odontoiatra di origine sarda che però già da 8 anni vive e lavora in Moldavia. Benvenuto, dottore. Grazie. Perché ha scelto di andare via dall'Italia per andare in Moldavia? Sviluppo e ricerca, un po' come tanti bravissimi chef oggi lavorano a Dubai e non al centro di Roma, stesso motivo io per voler fare dei tipi di trattamenti i quali avrei avuto difficoltà a proporre qua in Italia, in un'altra nazione con tasso di crescita notevole, costo della vita altrettanto notevole, inferiore rispetto all'Italia, lì ho potuto fare grandi cose. E parliamo appunto del turismo odontoiatrico all'estero, che è un fenomeno in forte crescita. Che cos'è che spinge una persona ad andarsi a curare da un'altra parte? Deloitte ha fatto uno studio dove misura più 32% all'anno i pazienti che nel mondo si stanno spostando per cercare cure che nel loro paese, nel proprio paese, hanno difficoltà ad avere accesso. Quando una persona deve fare un trapianto di fegato o suo figlio deve fare un trapianto di fegato o magari ha necessità di fare un restauro completo della bocca, quindi ha perso per cause genetiche tutta la dentatura, nel suo paese gli viene chiesto un mutuo 50-60 mila euro per accedere alle cure. A quel punto apre il computer e cerca un'alternativa all'estero.